sono state a 6 anni circa, intorno ai 10 anni, una cosa del genere. E quindi il parco è cambiato tanto. Disney ha acquisito tantissime nuove IP, chiamiamole così, più che IP, brand, Marvel, Star Wars e quant'altro. Quindi è cambiato tanto. Disneyland e Walt Disney Studios. E un po' mio malincuore, tante zone erano ancora in ristrutturazione, diciamo. Ma non importa, è stata un'esperienza fantastica. E adesso, tra Google Maps e qualche video che ho fatto io in luogo con la Osmo Pocket, che metterò in post-produzione, vedrete qual è stata la mia vacanza e com'è stato, com'è questo parco di divertimenti incredibile che è Disneyland Paris. Ma prima di iniziare, come sempre, come bravo youtuber che sono, vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E se nel mentre guardate questo video vi viene in mente qualcosa, volete sapere qualcosa in più, scrivetelo nei commenti qua sotto che vi leggo e vi rispondo a tutti. Bene, che cos'è questo luogo che vedete a schermo? Perché partiamo da qua? Questo non è Disneyland, ovviamente, ma è il complesso, l'albergo dove abbiamo alloggiato. Questo è l'albergo Santa Fe con tema Cars. Non ci sono iconi comodi, purtroppo, però la struttura ricorda molto quella di un parcheggio, diciamo. Tante macchine appunto parcheggiate al di fuori dell'abitazione e ci sta. E tutte queste casettine che sono tutte strutture, tutte camere, tutti mini alberghi, diciamo. E si dividono in quattro categorie. Abbiamo, che ho appena notato, non vedete il mouse, ma va bene, questa in alto a destra. Anzi, vediamo se riesco a mettere il mouse. Ok, è comparso il cursore. Allora, abbiamo appunto queste quattro strutture che sono il complesso di Sally, Seth McQueen, Cricchetto e Luigi. Noi eravamo in quello di Luigi, più distante dalla struttura centrale, che è questa qua, dove abbiamo la reception, il ritiro bagagli e poi praticamente tutta la sala pranzo. Ci sono vari negozi, c'è lo Starbucks, c'è il negozio di souvenir e poi c'è tutta la sala pranzo che è gigantesca, enorme. Quindi da qua noi praticamente siamo venuti esclusivamente per la colazione e per il... Insomma, perché tutto il resto della giornata l'abbiamo passata, ovviamente, a Disneyland e Walt Disney Studios. La nostra camera, vi direi, che era... c'era un cactus gigante, vediamo se c'è qua da Google Maps. Qua non lo vedo, quindi allora noi abbiamo fatto tutto questo giro. Sempre costeggiando questo bellissimo fiume, questo bellissimo
bellissimo paesaggio a vedere il secondo albergo, che è il, meglio, il terzo albergo, che è il Sequoia Lodge, che tornassi indietro prenderei questo, ma non tanto perché il mio era brutto, perché comunque ho visto la qualità, erano tutti quanti più o meno uguali, tra i 2-3 stelle, cambiava poco. Questo era un 3 stelle, ma era molto più vicino al parco, ci risparmiavamo un bel 10-12 minuti di camminata volendo. Quindi continuando, appunto, noi siamo sempre su questa zona qua, continuiamo il nostro camminare e costeggiamo questo Super Hero Station, che sinceramente non sapevamo cosa fosse, devo essere sincero, non si vedeva da fuori, e sboccavamo qua. Qua vedevamo il New York Hotel Marvel, che è proprio questo complesso gigantesco in stile albergo di New York, tutto ispirato alla Marvel. Sì. Ho un attimo un dubbio. Anzi, perché erano questi due, i due Marvel, giusto? Era bello grande, vero? E praticamente sboccando di qua potevamo andare, o meglio, i residenti potevano prendere questo ingresso e andare al Sequoia Lodge. Molto molto bello questa sezione qua, con tutto questo lago. Oppure proseguire dritti verso il parco. Quindi qua abbiamo il Marvel Hotel New York, e qua sotto, volendo, possiamo anche girare la nostra prospettiva. Eccolo qua, guardate che meraviglia, il Disney Newport Bay Club. Questo era veramente uno spettacolo, e vi dico perché era uno spettacolo: perché venendo dall'aeroporto abbiamo preso la navetta di Disneyland, e questa ci portava direttamente al parco, facendoci però fare il tour degli alberghi, perché tutte le singole persone potevano scendere all'albergo che desideravano. Noi abbiamo deciso di andare direttamente al parco, perché poi lì c'era un servizio che ci portava i bagagli direttamente in albergo. Quindi contentissimi. Questo però bello, tutto azzurrissimo, molto 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 bello, molto molto carino, tutto molto curato a livello estetico, veramente tanto curato. E questo era appunto il lago, che qua è grigio, ma vi assicuro che era bello azzurro, era molto molto bello azzurro. Qua abbiamo una mongolfiera che non abbiamo preso, e non ho neanche guardato sinceramente i costi, che era attiva, quindi pagando potevi salire, e era enorme, penso che ci sarebbero potute stare 30 persone dentro, almeno 30 persone. Ti faceva salire e andare a vedere veramente tutto quello che è dall'alto il parco Disney, non solo Disney, ma proprio la proprietà, se così vogliamo, della Disney. Ma continuando qua, anzi qua mi sembra c'erano i controlli del metal detector, perché ti facevano fare ogni mattina il metal detector per controllare se avevi qualcosa di strano. Molto interessante. Qua seguivi questa strada, forse erano qua, beh, insomma, in questa zona seguivi questa strada, e qua entravi in quello che è il Disney Village. Tutto questo è il Disney Village. Che cos'è il Disney Village? Eccolo qua. Disney Village è una sezione del parco Disney, se così vogliamo definirla, con l'accesso gratuito, cioè tu puoi anche senza biglietto entrare, passando ovviamente i controlli metal detector, e puoi stare qua. Cosa c'è qua? Ci sono negozi, ristoranti, dove noi abbiamo mangiato anche a Rainforest Cafe, molto molto carino, molto tematizzato, e c'è un cinema 4D, ovviamente tutto in penso francese e inglese, di lì, però molto molto bello, tematizzato bene anche da fuori. E il World of Disney, vediamo se girandolo si riesce a vedere anche di qua, eccolo qua. Questo è un negozio che poi metterò fuori, dovrei aver fatto qualche filmato anche di questo. È un negozio tutto a tema Disney, con sostanzialmente tutti i souvenir che si trovano anche dentro il parco. Questo qua è proprio un agglomerato di tutti i souvenir, tutti i giocattoli, tutto quello che puoi comprare dentro al parco Disney. E quindi venendo da fuori, passando i controlli
serie di negozi, tra cui Disney Store, Lego Store. Qua c'era il Rainforest, qua avanti, qua c'era lo Starbucks, Steakhouse, ristoranti vari, insomma. Dove uno può venire lì e oggettivamente si può fare, ma che ne so, una passeggiata, per dire, mangiare, magari risiede, sta facendo un giro a Parigi, però non vuole andare dentro al parco, mi diceva, sai cosa facciamo oggi? Prendiamo il treno, perché sì, miei cari, c'è questa stazione di treni, che in realtà l'arrivo è di qua, fatta apposta per Disneyland Paris. Quindi questa stazione di treni, dove c'è appunto anche il servizio Disney Express che vi porta i bagagli nel vostro albergo, se pagate ovviamente, questa è una stazione dei treni che collega praticamente la Francia, volendo. E qua, come potete già vedere, arriviamo a Disneyland Paris, ma con calma, perché noi siamo arrivati qua. Questo è un centro di Disneyland. Qua abbiamo i punti cardinali dove vengono localizzati i tre parchi Disneyland. Ne sono scegliati tre, uno in America, questo qua in Francia e quello a Tokyo, Giappone, con le loro date di creazione. Di qua si va a Walt Disney Studios, ma lo vedremo dopo. E continuando dritti in questo piazzale gigantesco, curato, che fa paura, non c'era le mattonelle enormi, non ce n'era una fuori posto, tutto pulito, tutto tenuto bene, arrivi all'ingresso di Disneyland Paris. Qua arrivi a questo piazzale enorme, qua hai queste scale che ti permettono di scendere o a sinistra o a destra, costeggiare questo laghetto fontana, scendere giù e arrivare dentro a questo maestoso ingresso, che non è solo ingresso ma è anche l'albergo Disney, quello da 5 stelle, tutta questa enorme struttura è l'albergo 5 stelle Disney. Che ero, sarò sincero, ero tentato di prendermi la stanza, ho detto, beh, una volta che ci vado la faccio sporca, no, non ne valeva la pena per i costi, non ne valeva la pena. Quindi arriviamo qua, hai tantissimi ingressi, perché puoi entrare di qua, di lato, da sinistra. Questa era la corsia, questi qua erano gli ingressi per chi risiedeva negli alberghi Disney, o meglio, dalle 8:30 alle 9:30, chi risiede negli alberghi Disney può entrare anticipatamente, perché il parco aprirebbe alle 9:30. Quindi se tu risiedi puoi accedere un'ora prima. L'abbiamo fatto solo l'ultimo giorno, perché è stato troppo difficile. E per questo vi dicevo che se avessimo dormito qui al Sequoia Lodge piuttosto che al Santa Fe, vedete? Santa Fe o Cheyenne, in realtà, vedete la distanza? Era parecchia strada a piedi, che ci saremmo risparmiati un 10 minuti buono, secondo me sì. Ma torniamo a noi. Entriamo nel parco Disneyland Paris. Finalmente, dopo 20, tanti anni, 11 anni, ne ho 30, 19 dai, 19 anni, ritorno a Disneyland Paris. Ingresso è come fuori, è tutto tenuto bene, bello. Qua è questo piazzale centrale, iniziale, dove in realtà non c'è molto, è proprio un ingresso, ci sono la fanno vedere la stazione del treno da questo lato, per poi passare qua sotto, passare la stazione del treno interna, che c'è questo trenino che purtroppo non abbiamo preso per tempi e code, che fa tutto il giro del parco Disney, giusto per rilassarti un pochino alla fine. E di qua entra nella prima vera piazza di Disneyland Paris, postazione tra l'altro strategica questa per guardare i fuochi la sera, però devi essere lì praticamente un'ora prima, perché sennò si riempie questo piccolo gazebo. E qua, da questo lato, giriamoci, da questo lato della stazione, la mattina quando entri, ci sono Topolino e Minnie che vi salutano per una mezz'ora più o meno. Topolino e Minnie che sono lì, ciao, ciao, che vi salutano mentre
spesso libere ti aiutano a scattaiolare e andare direttamente avanti se c'è veramente troppo caos qua all'inizio. Dentro appunto ci sono dei negozi, c'è un po' di storia, sono molto vecchio stile, sono molto anni 50, oserei quasi dire, come stile ed è veramente veramente bello, molto molto caratteristico, molto ispirato a quegli anni lì. Quindi passando dalla zona centrale o finale, uscendo di negozi, perché appunto magari uno si ferma prima di andare via per fare gli acquisti senza tenersi in mano tutto il giorno, arriviamo alla Central, alla piazza, il piazzale di Disneyland Paris, con il castello di Aurora centrale. Voi non potete capire la bellezza di questo castello qua, che è visitabile solo per il primo piano, tutto il resto è pura coreografia. Ma quando arrivate qua, o meglio, quando arrivate qua che già lo vedete, e man mano che vi avvicinate è sempre più grande, è incredibile, è proprio, anche se non siete fan Disney, questa sezione, tutto il contorno del castello con gli alberi quadrati, vi fa capire da un certo punto di vista quanto siete poveri, in realtà dall'altra che cosa è riuscito a realizzare Walt Disney con, se passatemi questa frase, dei cartoni animati, okay? Come direbbero i boomer al giorno d'oggi. E questa è un po' l'hub centrale di Disneyland Paris, perché da questa zona, da questa piazza, dove vengono svolti la maggior parte degli spettacoli durante il giorno, che si ripetono 2-3 volte al giorno, la parata, lo spettacolo Splash of Color con ballerini in maschera a tema appunto dei vari personaggi Disney, da qua si possono prendere tre direzioni: andare dentro il castello, visitare il castello e il sotto del castello in cui c'è il drago, bellissimo, un animatronics molto semplice però veramente dettagliato. Proseguire ancora dritti e arrivare a Fantasyland, che non si chiamerà mai Fantasyland, però... No, sì, Fantasyland, ok. Confusione con quelli di Gardaland. Andare a sinistra ed andare ad Adventureland. Sì, credo. Sì, Adventureland. Andare a destra e andare a Discoveryland. Rispettivamente, zona Fantasy a nord, zona Avventura, Indiana Jones, Pirati dei Caraibi e Phantom Manor a sinistra, e la zona spaziale, futuristica, fantascientifica ad est, sulla nostra destra. Mamma mia. E sono tre zone completamente differenti a livello di caratterizzazione, di scenografie. Ripeto, è tutto super, super, super curato a livello scenografico, ovviamente. Ovviamente, parliamo di Disney. Partiamo dal dritto, secondo me. Andiamo a Fantasyland. Entriamo nel castello e abbiamo il piano terra in cui ci sono due negozietti, uno a destra e uno a sinistra. Possiamo scendere e andare verso la tana del drago, che non so cosa si vedrà nei filmati, perché ovviamente c'era tanto tanto buio. Oppure salire e andare al primo piano, che ci porta a riscoprire tramite degli arazzi e dei libri aperti su un'unica pagina la storia di La Bella Addormentata nel Bosco, con queste vetrate, non mi ricordo il termine, com'è che si chiamano, sono le vetrate stile chiesa, dove ci sono dei mosaici, però proprio dei disegni, queste vetrate colorate che formano dei disegni, proprio per raccontare un po' la storia della Bella Addormentata nel Bosco. Abbiamo sopra poi una terrazza, che vediamo se si vede girando la mappa, ok, si vede un pochino male, però in realtà è questa qua, dove si può andare a vedere, avere una prima occhiata dall'alto di quello che è il parco. Tra l'altro questa qua è un'immagine con il carosello dell'angelotto in ristrutturazione, va bene, anche questa zona centrale qua. Abbiamo qua sotto la spada nella roccia, dove puoi andare
a provare ad alzare la spada per vedere se sei degno di diventare re di Camelot. E ovviamente la spada si alza, ma vi diceva la nostra amica che è venuta con noi che due volte al giorno c'è qualcuno dello staff Disney che gira e di nascosto preme un pulsantino e sblocca il meccanismo che ti fa alzare la spada più del normale. Non viene estratto ovviamente, ma di solito si alza di niente, qualche millimetro. Invece non abbiamo assistito, ma ci sono dei filmati in cui vedi che la spada si alza tanto, anche 5-10 cm rispetto alla struttura standard. E quindi arriviamo a Fantasyland. Fantasyland appunto ispirato al tema fantasia. Vediamo, abbiamo varie strutture come magari appunto il carosello di Lancelotto, i cavalli, la classica giostra dei cavalli, molto molto fantasiosa, molto fantasy. Abbiamo le tazze, abbiamo la giostra delle tazze che va molto molto lenta, ho visto la giostra di Dumbo che si alza semplicemente e abbassa molto, forse la zona più a tema bambino rispetto alle altre. Il parco, attenzione, è tutto tarato sui bambini, è poco adrenalinico, molto scenografico, molto incentrato sugli aspetti, sugli effetti speciali, sul vedere il mondo dei cartoni animati che ami e che hai sempre visto, però immergendoti all'interno di questi. Quindi questo è Fantasyland. Abbiamo poi vari ristoranti in questa zona qua, e qua le giostre storiche. Abbiamo il Peter Pan Flight, la prima giostra, da quello che ho capito, realizzata a Disneyland Paris, la più vecchia e che è sempre rimasta tale, e devo dire che nonostante questo si vede che ovviamente ha i suoi anni, ma è incredibile che siete sopra a questo vascello, la nave pirata appunto di Peter Pan, dove però le rotaie non sono sotto ma sono sopra di voi, e con un effetto, insomma, uno stile un po' miniaturizzato, un po' appunto strutturato bene, diciamo, chiamiamolo così, sembra che voi siate realmente sopra questa nave che vola, si muove a destra, a sinistra, su e giù, e voli per tutte le scenografie di Peter Pan, Londra, la baia dei pirati, l'accampamento degli indiani, eccetera. Abbiamo poi Pinocchio e Biancaneve, sempre sullo stesso stile, però molto più semplici, ma anche lì molto molto belle, specialmente quelle di Biancaneve. Ci sono stati un paio di momenti che ci, caspita, davvero hanno realizzato questa cosa, incredibile. Continuando allora per Fantasyland, avresti qua la stazione del treno che ti collega per fare tutto il giro appunto del parco. Purtroppo erano tante chiuse e neanche per quello ho evitato di prendere il parco, perché il treno, perché dovevi prendere la stazione in specifici posti, quindi ecco un po' una rottura di scatole da quel punto di vista lì. Abbiamo poi qua, verso il mouse, il labirinto di di Alice nel Paese delle Meraviglie. Semplicissimo, è un semplice labirinto, però anche questo molto curato nei dettagli, molto curato nella struttura, che ti fa un po' rivivere, ti fa fare una camminata nel rivivere la Alice nel Paese delle Meraviglie. Partendo da qua è tutto questo giro sulla sinistra che ti fa poi salire, andare in mezzo al bosco e poi concludere nella sezione dedicata alla regina dei cuori e alle carte, sue servitrici, i guerrieri, carta. Ci spostiamo allora dalla zona dei negozi e delle prime giostre su Alice, e a questo punto sulla destra queste erano appunto le tazze. Questo qua è un corridoio di collegamento che in realtà era aperto. Qua c'è la sezione delle principesse, che abbiamo assolutamente skippato perché c'era una coda interminabile. Qua potevi proprio andare a conoscere le principesse, questi attori travestiti da principesse che li abbiamo visti in giro per il parco, sono incredibili. E arriviamo qua a It's a Small World. Tutta questa struttura che adesso vedendola dall'alto dici wow, pazzesco. Carinissima questa cosa, perché
questa era la coda, tutta il coperto, tra l'altro, che qua però non era coperto anche questa, secondo me. Tutta la coda che ti porta fino qua a prendere la tua barchetta e entrare dentro il percorso di It's a Small World. Molto carina, anche questa abbastanza storica, perché ricordo che anche la prima volta che ero andato nel 2000, nel 2000 c'era già, e secondo me è cambiato poco, magari un po' rimodernizzato, ma la struttura è quella. Ok, quindi It's a Small World. Qua si chiude il parco, qua ci sono altri ristoranti. Da questo lato dove c'è la pizzeria che vi fa la pizza a forma di topolino. Niente, non è equiparabile alle pizze italiane, sia chiaro. Però si lascia mangiare, si lascia mangiare. Pizza pepperoni. Ai boschi, e quindi ti fai il tuo giretto
Hai una macchina reale, la guido già su strada, in mezzo al caos e al disastro delle strade italiane. Quindi, dopo Autopia, c'erano delle toilet qua, non sapevo neanche viste. Proseguiamo sempre nella zona fantascientifica. Abbiamo qua il sottomarino di, oh mamma mia, del Nautilus, il Nautilus del 7000 lire sotto i mari, non era 7000, vero? Quel romanzo lì, anche questa, no, anche questa in realtà, beh, allora anche questa attrazione dove semplicemente si cammina e si va ad esplorare e soprattutto ci si rinfresca, perché c'era un fresco che non avete idea, non c'era coda, proprio zero di coda, perché se la fila secondo me è in pochi, se la filano in pochi, in realtà è molto carino, perché anche lì tutto scenografico, passi sotto acqua, arrivi proprio sotto acqua dentro al Nautilus, in tutto questo percorso con sbuffi di vapore, comunque freddo, tutte queste scenografie da sotto acqua, da sottomarino, ti fa proprio immergere nella vita di quella che può essere stata del Nautilus dentro il romanzo, quindi ti fa vivere sotto acqua. E di qua questa struttura gigantesca e forse, dal mio punto di vista a livello visivo, la più bella, perché ti lascia così, se la vedi per la prima volta dici che cos'è questa cosa qua, sono le Space Mountains ristrutturate a tema Star Wars, ed è enorme. Non l'ho fatta perché per i miei problemi di cuore questa devo skipparla, e però cioè, ne vale la pena solo, anche solo da vederla da fuori. Tra l'altro guardatevi i video su YouTube se vi va, perché questa, come anche un'altra attrazione, qua parti e parti subito a bomba, perché ti catapulta verso l'alto sostanzialmente, quindi non è che vai su piano, parti subito a bomba, viene a botta verso l'alto, come se tu fossi appunto su uno space shuttle, un'astronave che sta partendo per lasciare l'atmosfera terrestre. Questo è tutto un percorso sul retro, sempre ovviamente curato, che ti fa fare un altro giro se magari qua c'è troppo caos, ma in realtà non ce n'era mai troppo. E questo invece, questa cosa bellissima che da qua rende poco, è Videopolis. Questo è praticamente un cinema barra teatro enorme con il ristorante qua, dove però credo che non avessero fatto spettacoli mentre eravamo lì, però è letteralmente un cinema teatro gigantesco con le postazioni per mangiare, con il ristorante appunto qua di fianco. Trasmettevano sempre su dei mini schermi, 3-4 mini schermi, dei cartoni per bambini, non ho idea di cosa fossero, però erano, non era Cartoon Network ovviamente, però magari roba di Disney Channel, mi viene da dire, a nastro. E quindi insomma era anche questa una zona per riposarsi un po'. E qui dove vedo c'è già l'incredibile X-Wing. Siamo nella Star Tour, eccola qua, siamo nell'attrazione Star Tour. Che cos'è? Ma dovrei aver fatto quel filmato, non mi ricordo. È praticamente un simulatore, quelli che abbiamo sempre visto anche da bambini, magari nelle sagre. Tu praticamente hai tutto, intanto questo percorso, questa coda, che è incredibile. È una coda, ma non ti sembra di essere in coda, perché è come se tu stessi per imbarcarti in questa astronave o questo aereo, ok? Quindi è molto realistica la cosa, ti fa proprio vivere questa questione che tu stai per imbarcarti in questo viaggio, e alla fine arrivi con in questa stanza dove ti danno gli occhialini 4D, tu ti siedi dentro quella che è l'astronave e vivi questa avventura di meno di 10 minuti, secondo me 4-5 minuti esagerando, con questo schermo in 3D e tutta l'astronave che si muove e ti fa vivere quello che vedi, quindi ti fa rendere più realistico il filmato che tu stai vedendo. Quindi ecco, questo era Star Traders, e vale assolutamente la pena farsi la coda, che non era comunque esagerata, anche perché proprio ti passa velocemente questa coda, perché ci sono tante cose
due ingressi. Abbiamo l'ingresso del Far West, chiamiamolo così, e l'ingresso di Agrabah, di Aladdin. Tanto è sempre Adventureland, vero? Adventureland, sì, è sempre Adventureland, ok. Partiamo da qua. Partiamo da qua, girando così, eccoci qua, dal lato del Far West. Adventureland, appunto, è quella zona avventurosa dove ci sono i Pirati dei Caraibi, Indiana Jones, le Big Thunder Mountains. Mamma, che belli che sono. Queste le ho fatte, perché queste posso farle, nonostante i miei problemi. Allora, arriviamo e hai questa, subito questa ambientazione molto molto bella del vecchio West, della vecchia America, dei vecchi film, se vogliamo, ambientati nell'America di quegli anni, vecchia vecchia vecchia, e ti immergi subito in questo mondo, in quest'altro mondo, in questo terzo mondo. Qua non c'era molte cose, c'erano tanti negozi, c'era questa zona centrale in cui ti raccontavano un po' la storia di questo luogo, di questo mondo, della corsa all'oro, delle miniere. Avevi qua l'ingresso, che non l'abbiamo presa per questione di tempo alla fine, della nave che ti fa fare tutto il giro attorno di questo lago, vedendo appunto tutto il contorno di questa ambientazione. Qua altri negozi, e questa, la Phantom Manor. A livello scenografico, vi direi che è l'attrazione più bella di Disneyland Paris. L'abbiamo fatta due volte, entrambe le volte con poca coda, e devo dire, ragazzi, che a livello di effetti speciali, di animatronics, di movimenti, eccetera, è incredibile, specialmente se si ha un minimo di conoscenza tecnica, ma anche no, vi lascia bocca aperta. Anche qua, tutto il percorso, la coda, che da qua era l'ingresso, facevi questo giro, e qua non abbiamo mai trovato tanta coda da allungarla fino di qua, e qua sotto partiva, noi abbiamo sempre beccato la coda da questo punto qua. Da qua in poi sei in questa zona coperta, che è una sorta di giardino interno con le fontane, e molto lasciato a se stesso, nel senso che se c'erano delle ragnatele negli angoli di questa struttura, di questo enorme gazebo, venivano lasciate lì, ma aveva senso per tutto il contorno dell'attrazione. È giusto che fosse così. Per terra invece c'era tutto pulitissimo, in tutto il parco non c'erano cartacce per terra, e c'erano tanto personale che andava, era sempre lì pronto a raccogliere cartacce e quant'altro. Quindi qua la coda si protrae in questo giro e arrivi all'ingresso della Phantom Manor. Questo invece era il percorso per il saltacoda. Entrati dentro la Phantom Manor, succedono magie. Allora, entriamo, il personale chiude le porte e sei in questa stanza che purtroppo ti narra questa storia di questo maniero fantasma in francese. Però vi dirò, sono comunque discorsi brevi, anche se non si capiscono, secondo me fa lo stesso, e questa è tutta l'attrazione, va bene. Ci si sposta quindi sulla sinistra, in quest'altra stanza circolare enorme, e qua succedono le magie. Questa è una magia incredibile, io me la ricordavo da piccolo, ma non così bene. Parte un altro discorso. Tu sei dentro questa stanza molto alta, e nella parte alta della stanza tu hai un, chiamiamo 2 metri di struttura di legno, e sopra quello che è un muro con 4 quadri che raffigurano sempre lo stesso uomo con delle donne differenti, o magari anche la stessa donna. E questo quadro, nel momento in cui parte la storia, si modifica. La donna scompare, tutte le donne scompaiono, rimane quest'uomo, e il quadro si allunga. E quindi sembra quasi che il muro sopra di te si stia alzando, mostrando tutto
un'altra struttura del quadro, tutto un altro disegno. E quando poi si allunga definitivamente, anche la parete di legno dove sei dentro tu si alza. In realtà ovviamente siamo noi che stiamo scendendo in questo ascensore, ma l'effetto è che il soffitto si stia alzando. È incredibile. Si scende quindi in quest'altra mini coda, dove in questo corridoio, in cui anche qua vedi dei quadri che si modificano e succedono degli effetti speciali a livello visivo, cambiano i quadri, cambiano le illustrazioni, inizia a diventare un pochino più horror, ma horror non è, horror assolutamente non è. E poi entri in questa attrazione vera e propria, che altro non è che una poltrona su dei binari che ti fa vedere tutta la Phantom Manor. E qua io veramente, ragazzi, io non so cosa altro aggiungere, perché è incredibile. Sono incredibili gli effetti che ci sono in questa attrazione. La coreografia, le scenografie, gli effetti visivi, i proiettori che dovrebbero proiettare su dei plexiglass per fare l'effetto ologrammi. È tutto bellissimo, bellissimo. E l'abbiamo fatta due volte, una perché non aveva mai tanta tanta coda e due perché ne valeva la pena. Uscendo dalla Phantom Manor abbiamo quest'altro micro percorso che si conclude qua e ti fa vedere un pochino il contorno della zona. E poi ci spostiamo quindi da quest'altra parte, dove abbiamo l'inizio, la coda delle Big Thunder Mountain. E qua, se siete un attimo attenti, potreste dire: ma scusami, la coda è qua e l'attrazione è qua, ti spostano in nave. Allora, la coda inizia qua, anche qua sempre bellissima, anche la coda super scenografica, ti sembra di entrare in miniera e tu arrivi e qua c'è l'ingresso, vedete qua c'è la curva e qua c'è l'ingresso dei carrellini. Bene, seduto sui carrellini, chi è andato a Gardaland, immaginatevi come quelli del mammut, ma più belli e soprattutto con i bordi imbottiti. Bravi. Ti siedi e, anziché partire piano come tutte le giostre in Italia, parti subito a bomba e ti immergi sotto acqua. C'è tutta una struttura sotterranea completamente al buio, che da qua ti fa arrivare difficile trovare il punto di ingresso, comunque ti fa arrivare dentro il roller coaster centrale del lago. E qua appunto parti su e giù tre volte, per concludere ovviamente che hai un'ultima discesa che ti reimmergi di nuovo ed esci di qua, fai questo giro. Esci di qua, esatto, esci di qua e fai questo giro. Anche questa l'abbiamo fatta due volte. La prima volta col saltacoda, 15 euro a persona, follia. La seconda volta invece siamo andati, abbiamo sfruttato l'ora in più e l'abbiamo fatta praticamente subito con solo 10 minuti di coda, 15 minuti forse. Molto bella, anche perché era l'unico roller coaster che potevo fare, quindi molto volentieri l'ho fatto due volte. Si continua quindi per Adventureland, spostandoci, questo qua è un parco giochi per bambini, spostandoci nella zona un po' più a tema, no, dove siamo? Ah, eccolo qua, ok. Sì, questo qua è un'altra zona, sempre comunque solo di passeggio, comunque si chiudeva lì, e di qua c'era l'altro collegamento. Eccolo qua, mi ero perso. Sulla destra ti sposti e vai in quella zona dei un pochino più fantasy, dei pirati. Qua c'è il ristorante Hakuna Matata e la parte di Aladino, dove qua abbiamo mangiato al ristorante Agrabah Caffè, cucina araba a buffet, buonissimo, molto 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 buono e tanta varietà soprattutto.
albero in salita, sali nell'albero, vedi un po' il parco dall'alto, in mezzo a questo albero finto, letteralmente finto, e scendiamo giù. Qua purtroppo c'era il ponte sospeso che non si poteva andare, era chiuso. Accidenti, peccato, mi sarebbe piaciuto. Arrivi all'Adventure Island, dove c'è la barca dei pirati, eccola qua, Skull Rock e la barca dei pirati. Anche questo solo scenografico alla fin fine. Vedete che ci giriamo, perché così mi perdo un po'. Eccoci qua, ok. Cabana di Robinson. Di qua c'è il collegamento dell'esterno. Risostamente Agrabah Caffè, esatto. E qua c'è tutta una struttura interna del... com'è che si chiama? Il tesoro di Davy Jones, il forziere di Davy Jones. C'è un percorso sempre a piedi che ti fa... andare in questa grotta, anche se per rinfrescarti un pochino se c'è troppo caldo. E se non ricordo male, esatto, qua c'è l'attrazione di Pirati dei Caraibi, tutta questa, e si prende da qua questo saltacoda di 5 euro, molto onesto devo dire, anche perché rispetto ai 40 minuti salti tanta tanta coda. E il bello di questa attrazione, a parte sempre la scenografia, sei sulla barca, sei in questo percorso acquatico, non ti bagni, però hai un paio di salite e discese. Appena arrivi, appena entri in questa attrazione, c'hai il ristorante di Pirati dei Caraibi sulla sinistra. Quindi tu sei su questa barca e vedi la gente che mangia, e io vado, bonjour, buon appetit, bonjour, buon appetit, bonjour. La gente che si metteva a ridere, per fortuna, perché non si sa mai come possono prendere queste cose. Tutta all'oscuro, tutta scura, tutta chiusa, ed è molto molto bella, molto molto carina, molto molto scenografica anche questa, ne vale la pena. L'hanno un po' rimodernizzata, in fondo, o meglio in tutta la giostra ci sono quelli che sono i protagonisti di Pirati dei Caraibi, chi più e chi meno, molto molto carina, molto molto carina. Quindi qua abbiamo appunto i Pirati dei Caraibi, c'era da qualche parte, eccola qua, questa qua è la zona di Indiana Jones, dove c'è un altro roller coaster che non ho potuto fare sempre per i problemi che vi dicevo, ma che la mia compagna ha fatto, ha detto la testa che spallonzonava a destra e a sinistra, poveretta, ha preso un po' di botte anche lì. E direi che abbiamo concluso Disneyland Paris. Direi che abbiamo concluso Disneyland Paris. Stavo guardando se mi sono perso qualcosa. Questa zona era chiusa. Questa zona era chiusa. Vabbè, ok, niente paura. Ok, abbiamo visto Disneyland Paris. Sì. E a sto punto, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, facciamo un tour veloce a Walt Disney Studios, perché anche questo fa parte del parco, è il secondo parco Disney, molto più piccolo, molto più incentrato su spettacoli, per quanto qualche attrazione c'è anche qua. Quindi abbiamo l'ingresso dei Walt Disney Studios, il Disney Studio 1 che era chiuso per ristrutturazione e accidente, anche perché vedete è proprio grande, grande. Ecco, purtroppo il Walt Disney Studios a questo giro era tanto, tanto in ristrutturazione. Questa parte era chiusa. Ci hanno fatto deviare qua di fianco. Questi qua sono negozi, 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 negozi. E arriviamo quindi a questa zona, anche qua purtroppo con tante deviazioni, che ci portava su due percorsi differenti. A sinistra, che qua infatti vedo essere chiuso, guarda, ancora in costruzione. Oh mamma mia, oh mamma mia. Questa è tutta la zona Avengers, che vi farò vedere a questo punto di filmati. Questo era un teatro, questo era un altro teatro. Questa è tutta la zona Avengers, che ora è completata. La Stark Factory. Questo è Avenger Assemble, che è praticamente come il... un roller coaster molto impegnativo che non ho potuto fare, simile al concetto del Space Mountain di Disneyland Paris. Qua c'è Spider-Man Web,
ed è una cosa folle. Cioè, è sempre un percorso su rotaie, ok? Però tu sei su questa cabina con gli occhiali 4D e sopra hai una sorta di Kinect che rileva il movimento che fai appunto per lanciare la tela. Ed è realmente un videogioco in tempo reale, nel senso, sei in quattro su questa cabina che si sposta e ti porta davanti questi televisori, sono proiettori, ok? Differenti, e riconosce la tua postazione, e se tu fai questo movimento per lo schermo, lanci la ragnatela e colpisci o prendi e tiri verso di te gli oggetti che ci sono in scena. Quindi è realmente un videogioco, è realmente un videogioco che funziona con il movimento e il posizionamento delle tue mani. È incredibile, è incredibile, è fuori di testa sta cosa. Questa è proprio una attrazione nuova e si vede che è un'attrazione nuova. E qua abbiamo l'Hero Trading Center, quando incontravi gli eroi Disney, gli eroi Marvel. Qua c'era uno spettacolo con Thor e Loki due volte al giorno. E di qua praticamente continui il viaggio, vai verso gli altri ristoranti e verso il teatro dove attualmente svolgono lo spettacolo di Alice Back to Wonderland. Altro non è che un musical che vede Alice e la Regina dei Cuori a fare questa sfida canora. Secondo noi tutti, Regina dei Cuori, 8 spanne sopra ad Alice, con due musicisti live, un chitarrista e un tastierista. Chitarrista pazzo in culo, passatemi il termine, fuori di testa anche lui, un mostro, e una storiella di contorno sostanzialmente, con acrobati in BMX, gente che si lancia giù dai palazzi sui trampolini, che fa i salti, molto molto bello, molto 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 bello. Tutta questa zona sarà destinata a Frozen, che faranno l'anno prossimo, dovrebbero aprire l'anno prossimo. Quindi non andate a Disneyland l'anno prossimo, perché ci sarà il bordello di gente. Questa è l'Hollywood Tower. Anche questa non l'abbiamo fatta, per quanto dei miei amici volevano farla, le mie amorosa e la nostra amica volevano farla, ma troppa coda. Semplicemente ti racconto la storia di questa Hollywood Tower. Entri in questo ascensore, sali e poi ti buttano giù per 20 piani. Semplice, easy. E basta, in realtà. Questo qua appunto era un fast food, Avengers Assemble, molto molto tematizzato, tanta roba degli Avengers in questa zona qua. Girando invece arrivi alla parte Pixar, diciamo, dove c'è appunto la giostra di Nemo, troppa coda, schippata, un teatro in cui abbiamo visto metà spettacolo di Topolino il Mago, perché c'erano stati due problemi tecnici. Uno, che l'hanno risolto e hanno portato avanti lo spettacolo. Il secondo, ci hanno detto, gente, tutti a casa, chiudiamo lo spettacolo. Peccato, perché era molto, molto, molto bello. Anche questo è una sorta di musical. E si scende quindi sulla sinistra. Ups, dove siamo andati a finire? Si scende quindi sulla sinistra e si arriva alla zona Toy Story, dove ti sembra di essere un giocattolo, perché tutte le scenografie sono enormi, molto 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 zona bambini. Questa giostra è la RC che va su e giù, avanti e indietro sostanzialmente. C'è la giostra di Slinky che gira attorno, ci sono questi paracaduti dei soldati che sali e poi scendi piano, fanno un po' questo movimento qua scendendo. E infine questa zona qua, quella dedicata a Ratatouille. La giostra di Ratatouille è anche quella una di quelle moderne, perché non hai binari, sei su queste sorta di tazze, questi sedili che sono automatizzati da movimento di ruote omnidirezionali basse, quindi non hai rotaie ma ti muovi. Quindi se parti a gruppi di tre, può essere che all'inizio tu parti davanti, ma nel mentre poi ti sposti dietro, ti sposti a metà, giri e ti porta in questa scenografia come se tu fossi un topolino di Ratatouille, e vivi il freddo in questa zona climatizzata del frigorifero, il calore quando sei sotto ai tavoli, ai banchi di cucina, molto 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 bello. E molto figa la cosa che c'era la cosa
coda per famiglie che aveva sempre 40 minuti di coda, oppure la coda per singole persone dove la coda era di 5-10 minuti di attesa, anche se eri un gruppo in cui le persone singole ti smistavano su le varie postazioni per riempirle. Molto molto saggia questa cosa, brava, brava Disney. E basta. Abbiamo concluso il nostro viaggio, la nostra vacanza a Disneyland Paris. Ovviamente la sera c'è lo spettacolo finale di chiusura del parco. Due spettacoli. Il primo, l'Electro Parade, dove abbiamo i droni dietro al castello che formano coreografie e immagini incredibili. Sul castello vengono proiettate tante tante immagini, tante figate. E il secondo spettacolo, ragazzi, follia, sempre il castello proiettato con i getti d'acqua che partono e fuochi d'artificio e fiammate, a più non posso, incredibile. Voi potete vedere tutti i video che volete su YouTube di questi due spettacoli, ma finché non siete lì e lo vedete dal vivo, non potete realmente capire che figata che è. Ci vediamo a un prossimo video.